Salve a tutti, io sono DonGamer e benvenuti in questo nuovo video di ringraziamento dei donatori di ottobre 2020. Oggi col 100% di Trump in meno, una cosa incredibile. Ammetto, io non sono una persona che segue molto la politica, ma non so perché queste elezioni americane me le sono prese a cuore. Più che altro perché, ammetto, quelle persone un po' boriose, arroganti e pompose come Trump, ma al DonGamer gli stanno proprio tanto sui maroni. Che poi non me ne frega niente che uno sia di destra, sinistra, centro, alto, basso, non me ne frega proprio niente. Ma quelle persone proprio lì, ma no, ti viene voglia di prenderle a ceffoni a due mani. E ammetto, quando ieri ho scoperto che aveva vinto Biden, che ribadisco, non me ne frega niente, poteva vincere anche la donna delle pulizie di Trump a quel punto, ho stappato la bottiglia, no di champagne, ho tappato la bottiglia di Coca-Cola, quella buona. Abbiamo fatto festa con l'assistente, cioè ho buttato su una pizza surgelata, farcita con un po' di robe. Insomma, siamo personcine semplici noi, non è che si va al ristorante, che c'è il Covid, ragazzi, il Covid, porco cane. Appena esci di casa... c'è la gente che ti trasmette i virus e quindi dico, ok, magari me ne sto a casa mia, che sarebbe anche meglio. Perché mi piace quando il governo ti dice, gente, allora, abbiamo una malattia che ha contagiato circa 1 milione di italiani complessivamente, uccide i poveri vecchietti innocenti che tutto quello che fanno è prendersela con quelli dei cantieri, stare a giudicarti male mentre passi davanti al bar e rubare la pensione all'INPS. Cioè, povere creature innocenti, santo cielo. Li vogliamo lasciar vivere? Come fate senza i nonni, porchi di quelli per porca, che sono gli unici che al giorno d'oggi danno ancora la paghetta? Cioè, a me no. Io ho avuto chi urlo quando siamo passati dalla lira all'euro, perché mia nonna era anziana, non capiva la differenza, quindi... Se prima una volta era 5.000 lire, adesso ti dava 5 euro. Meglio che niente, ti accontentavi, facevi finta di nulla, avevi palesemente truffato la vecchia. Ma vabbè, dettagli, non è che ci andavi al ristorantino con gli amici e via dicendo. Ma vabbè, erano altri tempi. Che poi non statemi a parlare di cibo, porco cane. Sapete bene che l'altra settimana sono finalmente andato dal dentista. Dico finalmente perché la sera prima stavo malissimo, fra atroci dolori, ormai andavo avanti ad antidolorifici. Ho trovato il coraggio, ho preso un dentista a caso, perché da quando mi sono trasferito non ho ancora trovato un dentista in loco. Andavo sempre in Friuli dal dentista che avevamo insieme ai miei genitori. Però insomma era un'emergenza. Oh, senti, ho preso il dentista più vicino che c'era. A parte la telefonata imbarazzante che abbiamo avuto, ma vabbè, dettagli, cioè, non abbiamo iniziato col piede giusto. Però almeno il giorno dopo arrivo lì nervoso che non vi dico, porco cane. E non ho capito se sono io che parlo in austro-ungarico o la gente che non capisce un cavolo di niente. E le dico, sa dottoressa, purtroppo mi si è spezzato un dente, bla bla bla, e le racconto tutta la storia. Sì, perché mi si è anche spezzato il dente cariato, porco cane. Vabbè, lei mi dice, apro la bocca, controlla. Ma lei lo sa che qua c'è un buco? Scusi, le ho appena detto che si è spezzato un dente. Mi ha guardato come a dire, se mai si avesse scoperto qualcosa di incredibile. No, dottoressa, gliel'ho detto io 10 secondi fa. Ma mi sta ascoltando, dottoressa? Ok, vabbè. Praticamente mi ha devitalizzato il dente, me l'ha ucciso, in parole povere. Il problema è che dalla radiografia lì che mi hanno fatto, si è scoperto che non è l'unico dente che ha problemi. Anche quello dietro, il dente del giudizio che mi ha sempre dato rogne, sta benissimo, il bastardo sta benissimo, ma i molari che gli sono in parte a lui, sono... bucati male. Ma io sono sempre lì che lavo sti boia di denti, porco can. E adesso c'ho i sbuchi da tutte le parti. E quindi giù soldi ai dentisti, porco cane, sto mese che... già che mi faccio le pare mentali quando bisogna uscire di casa. Perché se ero un pochettino nervoso quando ad agosto eravamo in 12.000 contagiati, adesso che siamo a quasi 600.000, potete capire che io me ne sto tranquillo tranquillo nel mio appartamento e cerco di uscire il meno possibile. Ma dal dentista a un certo punto ti ricordi, dal dentista non posso stare con la mascherina. Sarebbe un attimino difficile per il povero Cristo riuscire a sistemare quella disastrosa situazione che ti ritrovi in bocca. E quindi dici, speriamo che nessuno tra il dentista e i vari infermieri sia contagiato, altrimenti che grandissima fregatura. Per adesso sono sano, adesso vediamo poi mercoledì di tornarci per farmi ricostruire il dente. Anche se, cioè, devitalizzato a casa mia vuol dire morto, sepolto, però io sono lì che sgratto ogni tanto. E fa ancora fastidio. Vabbè, almeno non ci sono stati problemi. Poi mi è anche venuto un ascesso mentre ero dal dentista. Ma un disastro, giù antibiotici, giù soldi alle case farmaceutiche. Ma che due maronzoli, oh, mai un momento di gioia, felicità, tranquillità per il povero telone. C'è sempre una sfiga. Che poi io mi sento preso per il chiurlo dalla vita. Chi segue questi miei sproloqui in cui vaneggio e racconto una marea di boiate, no, sono tutte cose vere, cerco di raccontarle in una vena un po' più comica e tranquilla, sa benissimo
bellissimo che vivo in questo appartamento da oltre 4 anni e mezzo è che ho qualche piccolo problema, come le feci che ti escono dalla vasca da bagno, la pioggia che mi entra da tutte le finestre di casa. Questi sono proprio i problemi minori. Sono con la caldaia rotta da tipo gennaio, ma vabbè, dettagli. E poi ogni volta che chiamo il padrone di casa c'è sempre un problema. Ah, ma sì, adesso vediamo, facciamo, perché gli operai dovrebbero venire in questi giorni, quindi combiniamo. 2-3 anni che sento sto ritornello. E il bello che mi chiama l'altro giorno e mi fa: e sa, sta per scadere il contratto e sarebbe il caso magari di aumentare l'affitto. Io gli ho detto: scusi, ma buon uomo, ma mi prende per il chiurlo? Cioè, sono 4 anni che ho i delfini marroni che mi escono dalla vasca da bagno, 2 anni che mi piove dentro casa, che c'ho tutta la vernice delle pareti rovinata, porco cane, oltre al fatto che ti piove sul pavimento, un disastro incredibile, 2 anni che mi prendi in giro, c'ho la caldaia da sistemare, certe cose le faccio da sole, e lui mi dice anche: ah, sarebbe il caso di aumentare l'affitto. Eh beh, sì, certo, te ne sei sbattuto la ciolla per 2 anni e adesso ti voglio anche dar più soldi. Sì, adesso magari vediamo, ne parliamo, perché sa, anche a me piove in casa, sì. Uno che c'ha 3-4 industrie in giro per il Veneto, 826 appartamenti, c'ha la pioggia che gli entra in casa. Ma prendiamoci per il chiurlo. Che poi questo appartamento c'ha 2 bagni, uno vicino alla camera da letto e un altro vicino allo studio, che è un bagnetto piccino picciò. Quello che si è rotto, ovviamente, è il bagno grosso vicino alla camera da letto, quindi non poter utilizzare il gabinetto è un bel problemone. Lui mi fa: ma è praticamente un bagno di servizio. Mi sa che lei è un pochettino confuso, buon uomo. No, io vi giuro, non è possibile che ogni volta devo stare a litigare con ogni aspetto della mia vita. Ci deve essere sempre una rogna, un problema, una sfiga. Ma davvero, 5 secondi di pace, una mattina che mi alzo e dico: oh, oggi sono tranquillo e felice e non mi aspetto rogne, no. Appena apro gli occhi la mattina dico: oddio, che? Ok, boni, mi sono appena svegliato, non sfighe, fin dall'inizio. Ed il bello è che ogni tanto la gente mi dice: ma Delon Gamer, tu sei bravo nei survival. E ci credo, la mia vita quotidiana è un survival contro la sfiga. Altro che i T-Rex di Ark. Prendetevi la sfiga del Delon Gamer. E già tanto se arrivate a fine settimana senza che qualcuno vi abbia ucciso, o senza che voi abbiate deciso di... guarda, vivo al quarto piano, è il momento giusto per spalmarsi sull'asfalto di sotto. Porco cane. Oh, ogni tanto c'è qualche gioia, eh. Se avete visto il video che ho rilasciato alcuni giorni fa, almeno mi è arrivata la 3080 dell'Nvidia, una scheda video bellissima, che purtroppo non posso montare sul mio computer attuale, perché il mio è raffreddato a liquido. E mettere una scheda ad aria su un impianto a liquido, cioè mentre c'è anche un impianto a liquido, mi costringerebbe a rifare completamente tutto il lavoro. È un casino, ammetto, mi piace l'impianto a liquido perché è bello silenzioso. Quindi ho dovuto ripiegare su una soluzione che mi fa piangere il cuore, ovvero costruire pian piano un computer per l'assistente. Così quando la vedo qua ogni tanto durante fine settimana, magari possiamo provare a registrare qualche coop. Ok, dovrò ottenere 2 copie di ogni gioco, ma vabbè, intanto vediamo di costruirle un computer. Cioè la cosa paradossale è che io che ci lavoro ho la mia 2080, che è una bella bestiola, pagata, che lasciamo stare quanto, ma vabbè, dettagli. L'assistente che si piglia la 3080. Vi giuro, il bello è che ogni tanto lei mi arriva lì e mi fa: è tutta Nvidia. No, non mi puoi fare le battute informatiche, tu donna infame. Che probabilmente mi sta anche sentendo, perché c'è una parete che ci separa. Quindi probabilmente dopo mi piglierò le legnate, verrò preso a colpi di lasagna sulle gengive e poi muoio perché non mangio carne. Che poi siamo onesti, io mi devo ancora riprendere da Crash Bandicoot 4. Cioè, la gente non ha idea di quel gioco quanto mi abbia profondamente traumatizzato. Le ore che ci sono volute a registrarlo. Ragazzi, non sto facendo più episodi extra di Crash, perché l'unico episodio extra che ho fatto, oltre ad avermi richiesto una marea di tempo, è andato decisamente molto peggio rispetto alla serie principale. Sono cose normali, anche Mad Max, serie è andata molto bene. Sugli ultimi episodi era già crollato abbastanza. Finita la trama principale, gli episodi extra non sono stati praticamente seguiti da nessuno. Ribadisco, sono cose normali. Già è tanto quando la gente ti arriva alla fine della trama principale. Mi spiace che Little Hope non sia andato molto bene. Ah, io ho tirato una gomitata sul tavolo, proprio sul nervo. Io ho detto: la sfiga lì in agguato, pronta a colpirmi all'improvviso. Dicevo, Little Hope non è andato benissimo, ma è comprensibile perché youtuber più grandi lo hanno portato con un giorno d'anticipo. Perché io avevo l'embargo da venerdì mattina. A quelli più grandi dicono: no, tu pubblica tranquillo, non ci sono problemi. Gli altri straccioni come il The Long Gamer invece gli ritardiamo la pubblicazione. Però mi sono divertito, cioè traumatizzato, preso di quei caghi assurdi, bel gioco davvero. Se ve lo siete perso vi consiglio di guardarlo, anche perché di horror ci sono 4 momenti, un paio di jumpscare che prevede anche un bambino di 2 anni, nulla di che. E onestamente la trama era carina, bei colpi di scena.
E non spoilerò troppo per davvero per non rovinarvi l'esperienza. Ammetto, a me è piaciuto un po' più di Man of Medan. Perché ammetto, l'ambientazione di Man of Medan era troppo limitante. L'interno della nave abbandonata, arrugginita e via dicendo, non era al massimo. Anche qua ammetto mi sarei aspettato un po' di più, perché tendenzialmente sei lungo una strada e ogni tanto entri in qualche casetta. Però vabbè, è una serie antologica, quindi ogni volta sono piccoli capitoli brevi che alla fine vanno a comporre un progetto più grande. Sono carini questi giochi, mi piacerebbe portare Until Dawn, sì, mi piacerebbe farlo, però non varrebbe la pena perché è un gioco vecchio che avete fatto tutti. Ci ho giocato anch'io e quindi non sarebbe una reazione originale come se ci giocassi la prima volta. Ammetto, c'ho la pulce nell'orecchio di Bioshock, solo che mi mancherebbero i permessi della casa di sviluppo. E poi so che sarebbe una di quelle serie che non sarebbe seguita, perché ogni tanto mi piace riportare le vecchie glorie del passato, ma purtroppo sulla YouTube attuale è già tanto quando ti seguono la serie uscita il giorno prima. Mamma mia, è traumatico. Ho provato a far partire un po' di giochi ultimamente, ma non stanno andando bene. Ah, ragazzi, quello del ninja futuristico, dicesi Ghost Runner, purtroppo la devo sospendere. Non tanto perché non sia andato bene il primo episodio, ma perché io ho passato un'ora e mezza a cercare di registrare il secondo episodio. Ma quel gioco è troppo difficile, cioè quantomeno per me, oh, non ce la faccio, vi giuro non ce la faccio. Per fare 2 minuti di video ci ho impiegato 3/4 d'ora, cioè 2 minuti di video utile, ok, calcolando i tagli. E no, è completamente fuori dalla mia portata. Mi dispiace perché per me era carino, onestamente. Volevo provare una sfida più difficile, ma no, ragazzi, è impossibile. Mi dispiace, ci ho provato, ma a un certo punto ho dovuto rinunciare. Volevo portare Mafia 3, sì, lo volevo fare, quantomeno la trama principale. Tutto il resto avrei dovuto farlo nel mio tempo libero, perché è la trama principale il punto di forza di Mafia 3. E il problema è che non si può escludere la musica dai filmati. E ce ne sono proprio un sacco di filmati. Se avete seguito la serie di Mafia 1 e Mafia 2, sapete che sono giochi basati sui filmati. Che ci sono delle musiche bellissime degli anni 60, tipiche degli Stati Uniti del tempo, di quei pezzi veramente fantastici, solo che ognuno di essi è protetto da copyright. E se abbasso la musica, abbasso anche l'audio dei protagonisti, quindi o mi ritrovo a fare una serie demonetizzata e rischio anche di prendere uno strike per il copyright, visto che tendenzialmente sono musiche molto protette da copyright, oppure devo fare una serie in cui il 90% del video è completamente muto, perché se abbassi la musica non è che cambia molto, onestamente. E le voci sono un po' bassine rispetto alla musica del gioco. Vedo se riesco a trovare una soluzione, se no purtroppo dovrò abbandonare l'idea. Il che è un peccato, perché ci volevo giocare, perché non l'ho mai fatto il 3. Io ho fatto l'1 e il 2 ai tempi d'oro, ma il 3 mi mancava, dannazione, ora che ho la trilogia. Un vero peccato. Nei prossimi giorni invece mi dovrebbe arrivare la nuova collector del... dovrebbe uscire un DLC, un'espansione di Destiny. Gioco che ovviamente non ho portato sul canale se non con un singolo episodio, perché penso sia molto più carino in multiplayer. Io ci ho giocato per conto mio, ma si sentiva la mancanza di un gruppo di persone. E comunque ribadisco, non è una delle serie portanti del canale, è una di quelle serie che non penso andrebbe molto bene. Tuttavia la casa di sviluppo è stata così gentile che nei prossimi giorni dovrebbe farmi arrivare un pacchettino. Quindi appena arriva anche l'assistente vedo di registrare un unboxing e ci facciamo una veloce video anteprima. Sapete che non sono un espertone effettivamente di quel gioco, ma magari ci potete dare un'occhiata. Diciamo che più che altro mi farebbe comodo riuscire a farmi mandare una 3080 col raffreddamento a liquido, ma è assolutamente impossibile. Già i ragazzi di Nvidia sono stati gentilissimi, ho avuto una fortuna davvero assurda. Cioè, potrei convertire la scheda ad aria in scheda liquido? Sì, si può fare, per quanto poi invalidi la garanzia. Cioè, tecnicamente quello che ti mandano non ha garanzia, quindi se mi si rompe un prodotto della serie sei fregato, sei stato fortunato e tanti saluti. Però preferisco non rischiare di far fuori una scheda video da 700 e passa euro. E casomai, se avessi qualche gameplay che è un attimino più esoso in termini di richieste, hardware e via dicendo, lo registro sul computer dell'assistente. Ma per adesso la mia cara buona vecchia 2080, con tutti i soldi come è costata, porco cane, devo dire che si comporta davvero molto bene. Sono anche in attesa di vedere se riesco a farmi inviare l'Oculus Quest 2. Sì, il visore della Oculus che è stato rilasciato, mi pare, un paio di mesi fa. Ammetto, sono curioso. Ho passato poco tempo in VR ultimamente, perché tra le rogne di salute e il resto, purtroppo non ho mai tempo. Poi sapete molto bene che gli unici giochi che ho tempo di fare sono quelli che voi stessi vedete sul canale.
Quest'anno, quando ho avuto la tracheite inizio gennaio, è stato l'unico momento in tutto l'anno in cui ho potuto farmi Far Cry 5 per conto mio. Cioè, mi sono dovuto ammalare gravemente in modo tale che non potessi più parlare per avere del tempo libero. Ma perché? Io vi giuro, ma le sfighe sempre in agguato, porca di quelli per porche. Comunque, ancora non è certo, mi faranno sapere nelle prossime settimane. Avevo anche richiesto una PS5, ci ho provato, sì che ci ho provato. Ma ovviamente le testate giornalistiche più grandi e gli youtuber più grandi sono quelli che ne hanno ricevuta una, anche perché poi in Italia di materiale ne inviano sempre poco per le sponsorizzazioni, anzi scusate, per le recensioni, perché non veniamo mai pagati per queste tipologie di video. Ragazzi, io lo ripeto per la 800.000esima volta, le recensioni che faccio sono gratuite, non mi hanno retribuito per dire boiate, dire wow quanto è bella questa tastiera ragazzi, la dovete provare assolutamente, no, sono recensioni basate sulla mia esperienza con quel prodotto, è già tanto che te lo lascino, perché ogni tanto vedo qualcuno che dice ah anche oggi ti sei portato a casa la pagnotta, no, al massimo mi sono portato a casa una tastiera, un mouse, che boia riesco a farmi inviare per le recensioni. Come vi ho detto più volte ragazzi, le varie ditte già tanto che ti dicano no The Long Gamer mi fai schifo, non ti invio il prodotto, ma nel 90% dei casi nemmeno ti rispondono. Tuttavia quelli delle pubbliche relazioni di Sony mi hanno detto che forse c'è una minima minuscola possibilità che nei prossimi mesi ne ricevano altre dalla casa madre, chiamiamola così per adesso, e se sono fortunato forse riesco a farvi una recensione in ritardo e chissà magari anche qualche gameplay. Ho richiesto anche una copia di Spider-Man Miles Morales, ovviamente per PS4 perché la PS5 non ce l'ho e non la vado a comprare perché sono povero in canna, già devo spendere una marea di soldi dal dentista. E vediamo se me la mandano in tempo e se il gioco è carino, provo a farti una serie e casomai ci facciamo solo una video anteprima. Ribadisco, dipenderà da tanti fattori, sapete, su YouTube è tutto random. Giochi che dicono, oh beh, questo gioco andrà da Dio, poi magari vanno da schifo. E giochi che dicono, oh, vabbè ragazzi ci si fa solo una video anteprima e poi magari un successone incredibile e tutti lì a seguirlo. E mi stavo anche dimenticando di raccontarvi l'evento più importante e sconvolgente di questo mese. Sì, perché hanno tentato di uccidermi. La polizia sta ancora indagando effettivamente su come si siano svolte le vicende, ma pare che un'assistente non meglio identificata, mentre stavamo preparando la cena, aprendo uno sportello che si trova esattamente sopra il gas, mi abbia preso ma proprio in pieno con lo spigolo dello sportello sulla testa. Ma vi dico, ma un male che lì per lì dici, ah, che pacchetta leggera. Poi mi è arrivata di colpo la botta, tipo come vi avessero piantato un coltello in testa. Ma un male assurdo. Chiaramente l'assistente stava cercando di rubarmi gli iscritti, non c'è riuscita nei mesi passati e quindi è ricorsa alle maniere violente, ha cercato di eliminare la concorrenza in modo tale da prendere il controllo del canale. Quindi sì ragazzi, l'assistente è una youtuber pericolosa, fate molta attenzione quando vi arriva un assistente a casa, dubitate sempre dell'assistente che avete davanti. Non è ai livelli di Franco, però insomma anche le assistenti possono essere dei personaggi davvero molto pericolosi che, come vi ho detto, possono cercare di derubarvi i frutti del lavoro ottenuti col sudore della fronte. Ma vi giuro, una sportellata c'era l'assistente poverina che era dispiaciutissima, io ero lì, ma vi giuro, ma male, ho avuto un mal di testa assurdo per 2 giorni e non dico che barcollavo, ma mi girava in continuazione la testa, non riuscivo a mantenere l'equilibrio stabile, la vista mi era anche un pochettino offuscata, ero come rintronato, era come se mi fossi ubriacato e per 2 giorni ho avuto questo senso di ebbrezza che non riuscivo a focalizzare l'attenzione più di tanto, ma vi giuro, una spigolata assurda che mi ha preso, porco cane. Ora quando l'assistente è vicino ai fornelli io mi allontano effettivamente, cerco di stare a debita distanza, oppure quando io sono vicino ai fornelli e vedo che l'assistente si avvicina, comincio a prenderla a scarpate. Se si avvicina in un raggio di 2 metri, gli arriva proprio una scarpata sulle gengive, perché devo pensare anch'io ovviamente alla mia incolumità. Ma bando alle ciance e vediamo finalmente di ringraziare i donatori di ottobre 2020. Ovviamente il top donor dell'anno è ancora Sora Arlok, che rimane imbattuto da diversi mesi, mentre invece i 5 top donor del mese sono Claudio Giovannucci, Shimus, Element per 2 perché ha donato 2 volte, Kira, Zuseishi e Jimbo, mentre invece tutti gli altri donatori sono Miss Moon, Dedalus82X, Samuele Lazzaro, Fox Fotografo per 2, Rob FX, Mirk Pizz, Francesco Nieddu, Bonnie Bunny 38, Fece di Cossato, Drago Scemo,
Tommaso04A, Nico91, Strano Studios e Panino07. Pian pianino, ho visto che ci sono sempre meno donatori, spero ovviamente che non dipenda dalla qualità dei contenuti, perché ho visto che comunque le serie che ho portato ultimamente vi stanno piacendo. Ragazzi, è difficile scegliere cosa portare e cosa escludere, perché purtroppo, come vi ho detto, io a priori devo poter dedurre, non si sa come, se la serie andrà bene oppure no, e se una serie non va bene, rischio che il canale non arrivi a fine mese. Buono, dai, non vi rubo altro tempo, ringrazio tutti quelli che hanno donato e tutti quelli che mi supportano e sopportano ogni giorno. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualche suggerimento, diffidate sempre delle assistenti, soprattutto quando hanno in mano uno sportello, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!